Ciao amici! Si sente l'audio? Bella Loki! Allora, si sente bene? Si sente Loki? Mi fai la cortesia di dirmi se va bene perché sto microfono sta incominciando a fare lo stupid. Loki, si sente la voce? Ah, perfetto, come un orologio svizzero. Allora, sto condividendo la live, poi andiamo subito da lei. Allora, adesso sto condividendo. Ancora, ragazzi, stasera si fa una mega live. Allora, io vi volevo dire una cosa, sono brutti, brutti, brutti questi della Polifoni. Allora, hanno aspettato una vita a far uscire le cose e chiaramente, ciao Soundhaller, ciao StreamElement, ciao Loki, e chiaramente le hanno fatte uscire tutte insieme. Quindi adesso mi ritrovo con due delle tre macchine che mi mancano da comprare. Il problema qual è? È che devo farmare. Allora, adesso probabilmente in questi giorni mi metterò a fare Sardegna 100.000 volte, anzi, io direi proprio di farla anche a Dert. Quando è il prossimo aggiornamento? Non lo so. In teoria agosto l'hanno già fatto. Ciao amici e amiche, stiamo condividendo la live. Adesso vi devo dire una cosa. Vi devo chiedere secondo voi quale macchina comprare? Perché errore? Perché errore? Errore in Twitter. Vabbè, no, ancora no. Ok, perché ragazzi hanno messo due macchine che mi servono tutte insieme. Sì, avete capito bene. Compriamo 20.000 di auto. Uomo tigre! Ehi, amico mio! Grande! Allora, scusate ragazzi, 2 o 3 giorni ho cazzeggiato, ma tra montagna, tra fare un po' di video, tra guardarmi tutti i Netflix, tutte le varie robe, ragazzi, che ho ritardato un po' a fare la live. Quindi scusatemi per questo. Stasera partiamo col botto, c'è anche Carla che corre. Possiamo correre insieme. Ditemi se va tutto bene l'audio, perché questo microfonino qua sta iniziando a fare il scemo. Hai fatto bene, grande uomo, grandissimo. Fai vedere il negozio così. Ah, Andrea, amico mio. Allora, io ringrazio di cuore, ragazzi, Andrea che oggi mi ha fatto la sub. Grazie, ragazzi, perché con il vostro aiuto riusciamo a fare delle gran cose. Buonasera, Andrea, grandissimo. Allora, adesso c'è Carla, c'è online, se vogliamo, c'è tutto. Ho mangiato troppo, quindi sono pieno, pieno, pienozzo. Allora, io vi devo chiedere una cosa. Primo, ci sono livree da Charter Design, grazie mille, grandissimo. Esatto, poi c'è delle grandissime sorprese da parte di Loki, che andiamo a vedere, e poi c'è questo, ragazzi. Adesso andiamo a vedere, non lo so neanch'io, Andrea, non lo so neanch'io. I buffoncelli, no, dai, sono bravissimi, i ragazzi di Polifoni hanno deciso di mettere le due macchine delle tre mancanti tutte insieme, tutte insieme. Allora, questa qui se la compro, ragazzi, po posso avere i soldi, cioè 18 milioni è la Porsche, bravo, 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 perché poi manca la McLaren.
manca la McLaren. La Porsche non se la sta cagando a nessuno. Vedete che c'è il simbolino in su della freccetta. Ricordati cosa ti ho detto, Marco, su WhatsApp. Non mi sono ricordato, non mi ricordo nulla, amico mio. Me lo ricorderai tu adesso, dai. La Porsche più rara. Ok, allora ragazzi, la 917K è un'auto da corsa più importanti nella storia della Porsche. È stata sviluppata sulla base della 917LH del 69. Ciao amici e amiche di Twitch, se siete iscritti grazie, se non siete iscritti iscrivetevi ragazzi, dai che arriviamo a 630. Tappa 1, 2, capito? No. E ne esistono varianti con motori 4.5, 4.9 e 5, che odio però, a 12 cilindri contrapposti e raffreddamento ad aria. Minchia, c'è raffreddamento ad aria questa qua! Quella sfida patente, Andrea, mamma mia. Allora ti dico, la sfida più impegnativa e più importante che ho fatto io sui Gran Turismo fino adesso è stata quella lì, è stata questa patente. Però ti dico che quella domenica mattina ero in pista, ero al 100% e sono riuscito a farla. Adesso devo fare il Nürburgring a oro. Adesso devo fare il Nürburgring a oro perché, ragazzi, è assurdo. Allora, velocissima in pista, fu la prima Porsche a ottenere la vittoria a Le Mans. Le 70, la 17, 7 di 10 gare all'interno del Championship Four Maker. Sì, sì, prendi la Porsche. Sì. Ha vinto anche la 24 ore di Le Mans, ripetendosi nel 71 con la seconda vittoria. In pratica ha inaugurato l'epoca d'oro di Porsche. Ragazzi miei, rullo di tamburi, rullo di volante. Boom, shakalaka! E la 917K è mia! Mamma mia, andiamo a provarla, perché io voglio provarla senza l'acqua, questa Porsche. Devo provarla senza acqua, ragazzi. Mi mancano due auto, che una è questa, è la McLaren, balordi, che me l'hanno messa subito qui. E la seconda è... allora, Andrea, devo venire dietro casa tua, eh? In questi giorni sentirai parecchio bordello. Sentirai parecchio bordello perché Marco Drums è dietro casa tua, eh? No, dai, comprare i crediti no, piuttosto mi compro un bel gioco. Possiamo fare quelle stasera. Devo far crediti. Se non viene a giocare tanta gente con noi, mi sa che cominciamo. Faccio proprio crediti stasera. Comunque ho ancora 3 settimane di ferie, quindi credo che non ci siano problemi. Vediamo un attimo come funziona sta macchina. Urca, qualcuno mi ha preso dentro, eh? Guardala! Adesso Loki, tu scrivi, poi vedo. Con l'Urburing, grande! Oh! Oh, sta macchina non tiene niente, altro che solo... non era solo con l'acqua, eh? Madonna, raga! Ma come ha fatto? Non scherzavo, e G. No, non ho capito il discorso, amico mio. Aspetta. Sta macchina è... aspetta che devo leggere. Ma dai! Ma dai! Allora, deve essere servirti. Te lo faccio io l'oro sul Nürburgring per i crediti. Ah, ok, vai tra. Dai, allora fammi provare un po', poi se per caso non è facciamo un bel, come si chiama, un bel, mamma mia, aspetta, dai, fammi ricominciare, non è possibile, è uno schifo sta macchina, ma che cazzo va? Ok, amico mio, mamma mia, qui quando le macchine erano ancora, frenami, era ancora... il volante che era solo un volante. Oh! Però si vede bene, eh? Si vede molto bene.
eh sì, questa c'ha quattro marce, però già non sta in strada per i fatti suoi. E vabbè, già è una Porsche. Porca miseria, ragazzi. Mamma mia, altro che... Io credevo che era un rottamozzo solo... Ma come facevano una volta a correre, ragazzi? Davvero, guarda che erano dei pazzi, eh. Erano spericolati proprio, non... Va che roba, guarda, me devo mettere in seconda sta curva. Sì, è una cosa indecente. Va. A uno si può accelerare solo sul dritto, eh. E frena, mamma mia. Non ti intraversare, Johnny. Sì. Eh sì, una volta rischiavano la buccia ogni gara, eh. Oh, ma come si è intraversata? Noi ormai... le macchine di adesso che sembrano che vanno su dei... Mamma mia, ragazzi, solo di accelerazione. Ma sta macchina non sta in P, non sta in strada. Ma com'è? Oh, dai, Porsche, Gull Porsche. Chi è andato fuori? Urca. Mamma mia. Senti, CS2 si può potrebbe anche mettere. Il problema è qua. Se acceleri troppo qua, va a sbattere. Ma mentre fa la curva. Dai. Ma t'ha appena toccato dentro. Ma smettila. Anche l'angolino ha preso. Mamma mia, raga. Dai, ultimo ancora. Ah, è qualcuno che mi tiri dentro. Vigiti. Mamma mia. Che figata. Ma che bordello. Dai, Jaguar, stai lì almeno. No, è praticamente impossibile. Questo sarà un altro traguardo, ragazzi. Questo sarà un altro traguardo da arrivare. Di... imparare a guidare questa Porsche. Mamma mia, madonna. Drums paura non ne ha, ma con questa macchina un po' gli viene, eh. Ti dico la verità. Mamma mia, ragazzi. Allora, per essere un'auto vecchia e iconica e ok, ci siamo, ma per essere un'auto che si riesce a usare è una cosa incredibile, eh? Mamma mia, che autos, che garas de brutos. Allora, vediamo un attimo. Voglio vedere un attimo com'è il mezzo, ragazzi. Così intanto vedo un attimo il messaggio che mi ha mandato Loki.
ciao ragazzi. Allora. Ragazzi, ho comprato questa Porsche 917, che è una delle tre auto che mi mancavano per averle tutte. E praticamente cosa è successo? Ne ho comprata una, ne mancano due, però l'altra, che è la McLaren, è dentro già nelle auto da comprare e costa 19 milioni, caspiterola. Io ne avevo solo 18, quindi vediamo se riesco a far soldi per poterla comprare. Altrimenti devo... altrimenti devo proprio aprire la rete. Sì, hai fatto benissimo Davide, hai fatto benissimo. Volevo solo vedere com'era, se ce l'hai da mandarmi solo foto, così vedo com'è o ti dico se c'è da cambiare qualcosa. Ok, Carla doveva arrivare, non è ancora arrivata, ma penso che si starà facendo bella. Grandissimo Andrea, grazie ancora della sub. Bella ragazzi, noi piccoli youtuber e streamer viviamo grazie a voi, non date le sub a quelli grossi che tanto non ne hanno bisogno, datele piuttosto a noi come fa il mio amico grandissimo Andrea. Va bene, andiamo. Ok, non è top sta autos. Porca miseria! Ok, ho fatto cadere il telecomando. Allora, mi sembra che ci sia ancora poca gente, ragazzi. Si vede che siete ancora tutti al mare, eh? Ok. Allora... io volevo, andiamo, non c'è ancora Sharder, per quello che volevo fare, non riesci a cambiare gaming con il tuo nome Davide La Monica? Cioè non a cambiare, proprio fare più grosso il tuo nome e al posto di gaming sarebbe più figo, eh? Ok, allora sto parlando con Davide La Monica, grandissimo. Collezione di auto, ragazzi, collezione di auto 9 di 9 coreane, 37 T37 francesi, 83 di 83 tedesche, li ho completate tutte. Questa era l'ultima, ragazzi, è bellissima, ma vabbè, tante macchine tedesche. 148 giapponesi, ragazzi, 148 di 148 giapponesi ce le abbiamo tutte. Poi usciranno anche le tre auto al prossimo, eccole qua l'italiana. Mi manca la mitica Alfa Romeo 8C, vecchia, gli altri le abbiamo prese tutte. E poi il Regno Unito, la McLaren, che c'è in vendita adesso, 31 di 32, poi 64 di 64 Stati Uniti, bellissime, 5 di 5 altro. Ce le abbiamo praticamente quasi tutte, amici. Allora, io volevo a sto punto, cari amici, farvi vedere, esatto, con la McLaren, con la mitica McLaren a Sardegna. Andiamo dietro la casa dell'amico aspetta, non mi ricordo più, ma non era questo, scusami, era il touring car,
era questo. Dovrebbe essere questo. Dovrebbe essere questo. Non me lo ricordavo più, ragazzi, sinceramente. Ok ragazzi, perfetto. Ciao mamma, buonanotte. Il bello di questa McLaren è che riusciamo anche a guidarla dal dentro, è molto bella. Non consuma nulla. Ok, ragazzi, abbiamo completato quasi un giro, eh? Il bello della McLaren Formula 1 BMW è che non consuma nulla e viaggia veramente di brutto. Facciamo in mezzo, Madonna, avendo il cambio a marce, le marce a leva e in una gara pensate quante volte dovevano fare i cambi, eh? Invece adesso schiacciano un bottoncino, una levetta come sto facendo io e cambiano marcia, ma no, non era così. Ciao amore mio. Porca loca. Sì, vieni mio amore. Hanno messo due macchine di quelle che, delle tre. No, no, che si faccio passare. Acqua, mo. Punta di più il ventilatore verso di noi. Sera Carla. Vieni, mio amore. Quando Marcolino mi fa passare, io Sì. Olli, non aprire e chiudere la porta. Dai, o entri, eh? Ciao, mio Mettiamo il microfono un po' di qua, così si ma adesso sente. tu. Guarda che c'è Andrea, grande Ciao Andrea, e Lotti. Andrea, ciao. Andrea, amore mio, ci ha C'è una fatto. sorpresa per te. Sì, ci ha fatto la sub, Andrea. Grazie, Andrea, mitico. Grazie, Loki, voglio vedere. Grazie anche Andrea per la sub. Sub, è Sub. l'abbonamento, amore. Perché Carla non sa cosa vuol dire sa. Eh Che sì. bello! Mi ha detto che Marco, Carlo e Andrea
Grande! Tutta una sorpresa unica! Oggi abbiamo spostato Balle di Fieno, Lopi. Oggi abbiamo spostato Balle di Fieno. E ci sono anch'io, eh beh! Ho mangiato troppa pizza, ragazzi, stasera. Troppa. Insieme. Di Andrea. Marco, poi rifacciamo la Lega in Formula 1. Sì, 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 va benissimo. Ti ha ripreso un po' la voglia, eh? Dai, dai, la rifacciamo, Andrea. Assolutamente sì. Allora, ti devo dire una cosa, Andrea. Purtroppo l'altra sera mi continuava a crashare, non so se c'eri anche tu, ma credo di sì, perché non mi ricordo, ragazzi, scusatemi. E sono curioso, sì, 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 anch'io sono curioso, Andrea. E non mi ricordo se c'eri anche tu, amico mio, ma continuava a crashare, mi faceva proprio cadere il gioco, eh. La carriera 2, esatto, io credo che la carriera 2 fa fare quelle cose lì. Invece... Oh, bella, bella Loki, grande, grande. Io sto cercando ancora il quarto che compra Construction Simulator, ragazzi, Construction Simulator, eh. Così riusciamo a... Dopo no, dai, facciamo un'ora di live, dopo ci penso. Così riusciamo ad avere il quarto per andare a giocare. Allora, quel gioco lì esce a settembre. Sì, sì, sì. Ah, ok, ok, FIFA. Allora, io FIFA non credo, ragazzi, anche se so che porta un sacco di gente sul canale, ma proprio non riesco a divertirmi. Non lo so, amico mio, devi vedere tu. Al massimo ti posso consigliare di aspettare. Vedi me, Kevin e Sharder a giocare Construction Simulator, Construction Simulator, boh. Sei piccola, amore mio. Come sei grande. Come sono grande. Per mangiarti meglio. E ti consiglio di vedere noi che giochiamo e dopo, se ti piace, prendi Constructor. Allora, io ti dico che per i primi mesi sicuramente è anche così, anche così. Beh, guarda un attimo com'è Constructor Simulator, perché non vorrei farti prendere un gioco che poi dopo giochiamo magari 10 volte e poi non ci giochiamo più noi e ti rimani lì con un gioco che magari non ti piace tantissimo, l'hai preso solo perché lo facciamo online, eh? Quindi sul mio canale YouTube c'è un video che ho commentato su Construction, dai, simulatore di costruzioni, insomma, diciamolo in italiano, siamo in Italia, e simulatore di costruzioni e no, ma infatti, diciamo, io ti consiglierei di prendere quello, sinceramente. E poi al massimo, se vedi che giochiamo, che ti piace, e noi giochiamo spesso, perché io adesso ti dico che una volta alla settimana, due, ci giochiamo. Poi non lo so quanto ci giocheremo, capito? Perché se già Kevin e Sharder non giocano, magari opterò per fare altro. Poi c'è anche God of War, che quindi io... non credo che c'è il continuo di Breaking Point, però scusami, effettivamente, no, non c'è la modalità come l'altra con la storia, magari, e l'altro era fatta una figata, ma sai benissimo quando quando fanno una cosa bella devono subito toglierla la volta dopo, perché sono talmente
ottusi che pensano che non lo so neanche io cosa pensano sti qua. Poi adesso fa parte di Electronic Arts, ragazzi, scordiamoci. No, non c'è Breaking Point, Loki. C'è la modalità offline, che è la carriera singolo, la carriera a due. Poi c'è online tutti e c'è la modalità lega. Non c'è la carriera come l'altro che c'era il tipo, tu dovevi andargli dietro. No, non c'è come Formula 1 2021. Magari lo faranno nel 2023, fanno un anno sì o un anno no. Oppure non l'hanno fatto perché pensavano che la gente non piaceva, poi in tanti gli è piaciuto e magari poi lo rimettono, non so. Sto correndo dietro casa tua, Andrea. Guarda, tanto giocherò sicuramente a Formula 1 in questi giorni, perché anche con Andrea poi vedi che anche lui vuole fare la Lega. C'è Sharder, c'è... magari giochiamo... oggi è martedì, giusto? Magari giochiamo giovedì, che c'è anche Kevin. Andrea, se ci sei, giovedì sera. Così c'è anche Kevin. E facciamo, almeno siamo io, Kevin, te, Loki. No, scusa, Loki, Sharder. E vediamo se c'è anche Uomo Tigre o Giulia. Ho visto Giulia che ce l'ha il gioco, eh? Giulia, l'amica che si è iscritta l'altro giorno. Ah, ma esiste davvero? È un circuito che sta al nord Sardegna, in provincia di Sassari. Là? Sono un altro ultimo punto. Ah, esiste sto circuito, davvero, caspita. Fico. È davvero bello, comunque. Mi piace un botto. Eh sì. Bello e bello, se funzionasse. No. Un trona serbino. Ah, c'è qualche modifica. Caspita, peccato, perché c'era proprio così, così, così. Era proprio figo. Ma ci fanno delle gare, Andrea? Ci fanno delle gare... Comunque fanno correre, puoi correre e andare dentro come Nürburgring con la tua macchina, correrci dentro. È veramente figo, questo circuito. Non credo che è un cittadino, vero? Ah, vedi, vedi che figata. Non è cittadino però, vero? È circuito. È i diritti per far correre, penso, per la federazione, la FIA o quelle cose lì. Ah, per il nome del circuito. E quindi l'ha chiamato Sardegna. Non hanno chiamato il nome del circuito. Ma toglimi una curiosità, Andrea. Ma c'era anche in altri Gran Turismo questo circuito? O l'hanno messo solo adesso o nello sport e poi l'hanno portato di qua? Perché Sardegna, non... io non mi ricordo nulla, ragazzi. Non ho una memoria di fuoco. Ah, sì, c'era. Ah, con l'auto dei genitori farebbe più Sardegna che Nürburgring. Ah, non c'era. Non c'era. Giochi mi dice non c'era. Non so, io mi fido, ragazzi, perché non so assolutamente nulla. Non me lo ricordo negli altri che cosa c'era e non c'era. Tra il mountain sicuramente c'è sempre stato. Ah, ok, quindi l'hanno messo con questo, buona. Ah, ok, dal 5 in poi. Beh, non penso che l'hanno tolto, poi l'hanno rimesso, eh. Se non c'era nel 6 che hai giocato tu. Davvero?
Oh, figo. Nico Rosberg. Grande Andrea. E spiega col simulatore curva come prenderlo, interessante. Strano che faccia una cosa del genere, eh? A dare i consigli a tutti. Sì, sì, Nico Rosberg, lo conosco. Un grande, grande, mi piaceva anche come personaggio, oltre che come guidava. Adesso non so dirti in che scuderia era, se era nella Red Bull o se era nella Mercedes, non me lo ricordo più. Non corre adesso, vero ragazzi? Non mi sembra che Enrico Rosberg corre, eh? Ah, Beh, però dai, oh! Dai, non era fortissimo, però non era neanche male, eh? Cioè, fischia. Oh no! Non corre più, infatti mi ricordavo io Nico Rosberg dei tempi. Anche Kubica, ragazzi, come si pronuncia? Grandissimo. È solo test driver, ok. Insomma, devono avere anche quelli, eh? Che provano la macchina mentre gli altri corrono. Fortissima la Giulia. Grande Giusy, ciao Giusy, buone ferie. Ragazzi, sto vedendo che entra veramente poca gente, pochi amici nelle live. Ma siamo in ferie, non puoi pretendere. Lo so. La sorella dell'acqua. Madonna, davvero? Allora. 9 giri, siamo a 10. Mancano 5. Beh. Siamo ancora in prima Ferragosto. Sì, sì, effettivamente. Effettivamente sì, ragazzi. Caro. C'è la Santina, guarda. Effettivamente sì. Aspetta, chiedo a Sciarverino se gioca. Chiedi. Sì, ma penso di sì, sono io. Oh, vai. Ciao amici, come state, grandissimi amici e amiche di Twitch? Non siete seguiti il canale, iscrivetevi subito ragazzi, dai che arriviamo a 630 amici follower, dai che dobbiamo andare sui 650, ragazzi, dai, più riusciamo a fare live fighissime insieme. Mi raccomando di scrivere in chat, così riusciamo a chiacchierare e interagire, ragazzi, ok, ragazzi e ragazze, Stiamo finendo questi giri con la McLaren BMW. Io tra tutte le modalità, questa qui, a vedere la macchina da fuori, mi sembra la più finta. Sembro un mega aereo da dietro. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, come state? Bravo. Siamo in Sardegna, stiamo farmando un attimino, nel senso che stiamo facendo una garetta così, prima di aspettare a rivedere se andiamo online. Io devo anche arrivare a fare le gare online, quelle giornaliere, tutto, per platinare Gran Turismo. Mi mancano 2 auto a completare tutta la collezione delle 400, perché ne ho comprata una stasera, ne mancavano 3, ho comprato la Porsche 917, ragazzi, che da tenere strada è davvero un'impresa. Quindi penso che una cosa che dovrò fare è imparare a guidare con quella macchina, perché veramente è tosta, tosta tenerla in strada. Quindi sarà magari una delle prossime auto che useremo tutti insieme, ragazzi, quando le compreremo, perché 19 milioni non so se ce li ha Sharder.
e anche l'amico Andrea, Loki, tutti insomma chi può permettersi di comprare la 917 la può comprare così. Infatti. Ah, devi farmare amico mio, vieni qua in Sardegna. Dobbiamo andare dietro a casa di Andrea a correre un po', a passare delle giornate così. Però caspita ragazzi, mi manca. Ah ok, pensavo che era perché ti piaceva amico mio, mi hai fatto prendere un rottame. Ah non fai Sardegna, cosa fai tu? A me piace di brutta Sardegna, mi piace perché è un bel circuito, se no c'è anche Le Mans ma è troppo... Bevi Marco! Oh sì, è mio amore. Ah, la Mercedes? La Sarteco le GR4, ok. La... insomma, se bevi tutto tu. Ma è mia questa. Amore, non ce l'ho, dammi l'acqua. Ma... Bevi, non mi dà l'acqua. Quale? 825.000? Cos'è che fa la Loki? Che non ho letto l'amore, mi leggi per cortesia? Che pista fa Loki? Madonna! La Le Mans! Con una GR4, quanto ci metti? Un'ora? Eh sì! Hai ragione! Eh sì! Ma perché GR4 poi? Adesso sono 3 giri, 4 giri, 5 giri. Adesso ti faccio vedere quanto guadagno io qua. Ah, perché sono con le GR4. 7 giri alla Sarté. Ciao Charles, amico mio! No. Stavo aspettando che arrivavi, amico mio, non è che andiamo a vedere le cose così senza guardiamo. Di voi. Ciao Shard. Adesso mancano 3 giri, anzi 2 giri. Ciao Shard, ti sta salutando Carla. C'è anche la sorpresa di Loki. Allora Shard, dobbiamo giocare la Lega con il mitico Andrea che ha detto che vuole la rifacciamo la Lega. Finiamo quella là e poi dopo andiamo a farne un'altra, eh? Ok ragazzi, così io sono... Esatto Loki, c'è le sorprese anche per Shard. Ma credo che rimanga, se non viene a giocare starà dentro un attimo. Vedi. Adesso aspetta 3 giri e te li faccio vedere subito Shard, 5 minuti. 5 minuti solo, 5 vedrai che Marco Dras vincerà. E poi facciamo vedere le livree e facciamo vedere le cose di Loki. Ti piace? Ah. Come no? C'è anche te il regalo? Sì. Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Grandissimi, dai che arriviamo a 630 follower amici di Twitch del Viola, eh? Poi c'ho anche un canale sul rosso, ragazzi, quindi se volete seguirmi anche su YouTube, Marco Drums Games su YouTube e anche su Twitch, Instagram, TikTok, Discord, su tutti, su Twitter, Telegram, Bartocran, WeChat, Pinterest, manca soltanto, non so, dite voi un nome. Ho fatto anche quello di professionisti l'altro giorno, non mi ricordo neanche come si chiama quel social. MSN, che cos'è MSN? Mi viene in mente che Microsoft Network, vabbè, non lo so, non credo. MSN, perché io lo so che cosa vuol dire MSN, ma non mi sta venendo in mente.
non esiste più. Ah, ok. Grazie, grazie, a prendermi in giro. Però me lo ricordavo che esisteva una volta. Sapevo che cos'era una volta. Qualcosa della Microsoft. Male di più, sta attento, ho detto che bisogna mettere una specchia, mettiamo tre paletti dei del caffè, sono di legno. 1, 2, 3, oh. Lo spiego fin Sì. Sì. Sai che è una contrattura, certo, continui a usare in quel modo lì e... è come pizzaioli che poi gli viene l'altra cosa, ma certo. Tra un po' spiegherà, devi tenere qualcosa di dritto. Ah, vabbè, guarda, non ti parlo più, lascialo, si storta tutta così sembra una roba incredibile. Ma mo non devi fare così col computer, sposta i piedi. Adesso rimetti a posto il computer, non vedo, per cortesia. Comunque hai ok, LinkedIn, sì, credo di sì. Mi hai visto? Ho fatto l'altro giorno perché l'avevi detto una sera. Avevi detto LinkedIn, e io ho detto che cos'è, e poi dopo quando sono andato a farlo l'ho fatto, sì, penso proprio di sì, ma non so come si usa, è un robo per parlare di argomenti seri, boh, una roba del genere, non l'ho ben capito come funziona, però sono anche lì, esatto. Reddit, penso che sono su Reddit, sì, ho fatto Reddit allora, no LinkedIn, quello lì, Reddit mi sembra di averlo fatto. LinkedIn è per lavoro, sì, no, non credo di averlo fatto LinkedIn, magari lo farò, se tanto che me ne frega. Se si può fare, Tanto per lavoro, diciamo che Marco Drums Games è per lavoro. Sì, lavoro. È per spasso, ma potrebbe anche diventare un lavoro, Ci sono youtuber veramente storti e che non meriterebbero. Ah, ok, allora non serve una sega, un curriculum vitae online, no, allora quello lo salto. Però l'altro ci sono, Reddit, e non lo userò mai. Però andiamo a vincere la Sarden. Vuoi farti tu un qualche giro con... Ah, quindi non corri? Buona. Ragazzo, prendi il volante. Ciao, gioco io, dai, dopo quando ci sono loro fai una partita. No, ma come cazzo lo prendi il volante? Col dito? Col mignolo? Non so io come cazzo fai le cose, Carla, non so. A volte mi stupisci, Allora. Eccola qua. Sharder 98, io voglio la mia. Oh, un bigliettofulos! Voglio il casco nuovo e la tuta nuova. Andiamo a vedere subito, immediatamente, ragazzi, rimanete con noi che andiamo subito a vedere le sorprese. C'ho un sonno. Dai. Subito. Ma che bello sto Bridgestone. Allora, Sharder, Vertex, carina, Campari, Vertex, bella, costa molto carina. Allora, Loki, no, questo l'abbiamo visto l'altra volta. Ok, allora, guardiamo che bello, che meraviglia. Ok, vediamolo un attimo. Guardiamo, Carla, guarda mo. La tuta. Oh, questa è Marco Drums. Che bella dietro. Dragon Charter 98 Design. E davanti c'è scritto Marco Drums Games. Bellissimo. Eh sì. Figata. Sì, questa è la tuta della Porsche. Bellissima. Grand Charter. Sì, sì. Allora, il cascozzo. Sì, mamma mia, questo casco è spettacolare, amico. Vediamo.
Porsche Design. Tutte quelle CPP. Sì, bellissimo, Eurosport, Grand Prix, Powered, bellissimo, Marco Drums Games, bellissimo, bellissimo. Stupendo, sai, sì. No, mi devo collegare, molto bellissimo. Allora, Costantino, eccola qua anche, la mia auto, la mia auto, amico mio, vediamo. La mia Porsche, Allora, questa è il team corse. Questa è del team corse, non è la mia. Fica, fica, fichissima. Questa è del team Dragon MDRT, fico. Perché io ce l'avevo, ce l'avevo io. Aspetta, aspetta ragazzi, forse sto facendo confusione. Perché me l'aveva fatta Sharder? Marco Drums Games, esatto, grazie amico mio. Infatti mancava quella del team. Mamma mia, che spettacolo! Sempre più belle. Allora, prima tappa di Loki, andiamo a vedere che cosa ha combinato. Signori, benvenuti al torneo della Manufacturing Serie, dove corre il team più famoso, il team MDRT, pilota Sharder. Vediamo un attimo cosa combina Loki. Red Bull Ring, stiamo vedendo il replay di Loki ragazzi, eh? Eccola qui con la nostra meravigliosa macchina MDRT, eccola qua, guardate, Grand Games Racing Team, guardiamolo mentre combatte. Eccolo. Ciao ragazzi, ciao amici. Ciao amici di Twitch, amiche di Twitch, grandissimi, se non siete iscritti iscrivetevi subito al canale, e se vi avanza l'abbonamento fate un bel abbonamentino a Marco Drums Game Channel e alla mitica Bragali, Carla che è qua. Ci proverò Carlito, non preoccuparti. È un po' dura, è un po' dura. È un po' dura, visto che sono macchine che sono fatte da tenuta, però. Ok, Sharder, grande, grande. Allora facciamo. Ah, è tre giri, dai, facciamo inizio e fine, Lopino. Cavetto, amico, cavetto! Guardate il mitico Loki che va a vincere. Perché va piano? Perché va piano? Ah, perché ha vinto! Perché ha vinto! Grande Loki, allora la prima è di vittoria, grande! Ah, erano solo due giri! Ah, ok, ok, ok. Pensavo che erano tre. Allora, la prima era tappa 1, seconda tappa. Benvenuti in seconda tappa a Matufan, dove correrà il pilota Bragali. Eccolo qua. Adesso corri tu, mio amore. Con quale macchina? Con quale macchina? Ah, il dito! Mi sono fatta male il dito. Ah, questa è partita da fermo. Non ho capito. Ci imiti la guida. Esatto. È tipo un corre così per... Questo che cos'è? Non sarà mica il Nürburgring. 12 ore. Mamma mia. Allora, vediamo i punti salienti. Amico mio. Se no... Allora, vediamo un attimo con la Honda, con la Honda. La Honda NSX è bellissima, ragazzi. Tiene la strada da panico, Poi è veramente bella, tra l'altro. Oltre... Poi tu... Dove l'ha mandata? È lui che l'ha mandata.
Ma tu Loki ce l'hai fatta a fare tutto Oro e Nürburgring e Nordschleife? Ce l'hai fatta a fare Nürburgring? Ah no, un giro intero ho saltato tutto il pezzo. Non lo so, non c'è nessuno meno. Non c'è Shard, non c'è Nordschleife e questo. Sì. No, appena sì, ma niente, l'hai anche letto che era che si dice. Ma è fuori casa. Ti devo sempre spiegare così le cose, non capisci quando non c'è. Ok, vediamo un pezzettino, scusami Loki perché sennò è veramente lunghissimo, sono già le 10:15. Ciao amici, stiamo vedendo il mitico replay dell'amico Loki, il driftatore ufficiale del team MDRT Marco Drums Games Racing Dream di Marco Drums Games Channel, che sono io. Ciao amore mio. Vediamo se adesso presto un po' di attenzione, che eri un po' distratta. Guarda qua che roba. Bello, belle scene piene di sì, il nostro mitica livrea che ha fatto Shard. È solo che va talmente forte che non si riesce neanche a vedere che cosa c'è scritto di fianco. Il rettilineo dovrebbe essere qua, Dovrebbe essere l'ultima curva, poi c'è il rettilineo, no, non ancora. Dovrebbe essere qua, eccola qua. Bellissima. Bellissima macchina, bellissima livrea, bellissima pista, grande Loki. La Honda NSX è tanta roba, eh. Ultime due curve e vittoria. Con colpo di scena. Sì, ha fatto come Loki. Come Carla, hai proprio imitato Carla a guidare, Bella lì Loki, grande. Ciao amici e amiche di Twitch, statemi bene. Buona martedì a tutti. Con 16, martedì 16. Siamo già al 16. Stiamo vedendo i replay dei mitici. Allora, terza tappa. Benvenuti alla terza tappa della Manufacturers Cup, dove correrà il creatore del team, ovvero Marco Drums Games. Ecco, qua ci sono io, ragazzi, Qua ci sono io. Grande Loki, grazie. Il mitico te lo meriti. Vediamo il grandissimo Marco Drums Games guidato da Loki come farà le cose. Se non arrivo prima Loki ti tiro via dagli amici. Povero. Trial Mountain. Eh sì. Con la Porschettina che useremo adesso, ragazzi, perché la Porsche è una macchina che ho sempre fatto fatica a correre, ho sempre voluto imparare e voglio imparare adesso. Ha delle cose incredibili la Porsche, ma anche delle particolarità svicolare che sono incredibili. Sì, questo è il mio. E quella che ha fatto stasera è quella del team, MDRT. Questa è mia. Marco Drangin Racing Team, amici. Penalità. Già Andrea. Questo è quello in partenza. Bello. Bellissima la livrea che ha fatto Shard, Molto bella. Bianca, rossa, nera. Bellissima.
è Sharder quando vuole viaggia, è Loki quando vuole viaggia. L'elicottero lì è da 14 anni che è su, non è mai sceso a fare rifornimento. Va a Plutonio. Oh, Sharder! Loki che si... Non si può dire che gli va addosso, dai. Allora, vediamo il primo girozzo. Vediamo l'ultima curvozza. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi. Oh. Ok. Allora, vediamo l'altro girozzo. Magari vediamo mezzo girozzo, dai. Vai, dai gas. Vista da dentro, ragazzi, è così, là. Oh! Infatti. Si vede la tua guida drift. Solo perché sei testi, non l'avevo Wow! già. Grande! E Marco Drums Games vince! Avanti, popolo di Marco Drums Games! Allora, adesso c'era l'altro. Scuderia, ma Allora, benvenuti nella quarta tappa, correrà la mitico Andrea nel circuito di casa. Ah, Andrea, ti ha fatto cogliere in Sardegnozola. Ok. questo è di Andrea? Ah, Questa è di Andrea. bello così, te lo fa vedere dopo, vedi? Tre giri. Ok, vediamo l'inizio e la fine. Che la parte. Ciao a tutti amici della Sardegna. Vediamo l'amico Andrea alla prima curvozza. Guardalo lì! Bravo, Come Andrea! sbifola dentro! Grande Andrea! Guardalo! Wow! Aggressive! Vediamolo da dentro, ragazzi! Aggressivo. Sembra un po' Carla, non Andrea, però questo sembra un po' il Dragon col BMW, ragazzi. Ma sì, quattro botte. Sta rimontando tantissimo l'amico Andrea, No, qui siamo già alla fine, aspetta un attimo. Ok, eccolo qua. Con la mitica BMW che piace tanto a Andrea e anche a me, devo dire la verità, anche se porca miseria ogni tanto non scivola sto BMW sotto le mie mani. Mi fa un po' sbiforare, mi fa sbiforare, il cervello, la BMW. Il primo è uscito come un pollo. E Andrea va a vincere sul circuito dietro casa. Ah, in Sardegna, grande Andrea, bravo, bravo Andrea, bravo Loki. Wow! E va a vincere, grande Andrea! Bella lì, bella lì.
quinta tappa. Allora, benvenuti nella quinta tappa. A bordo della F1, pilota Soul Killer. Grandissimo Kevin, che credo che non c'è stasera. Non l'ho ancora visto, però lo facciamo vedere lo stesso. E poi c'è l'ultima tappa, ragazzi, andiamo a correre. Porsche. P-O-R-S-C-H-E. Porsche. Ma non mi dà nulla con la fama di spazio. Come ci mette? Perché ci mette tutto questo tempo? Che dritta. Che dritta. No, non dirmi che si è bloccato, raga. No. Non ci credo. Ah, non vedi lui. Messaggi. Sì, che vedo i messaggi. Non va. Non sta scaricando. Prima di andare a tirare. Cosa vuoi da me? Oh no, raga. Oggi non ci riesci. Si è bloccato come fa sempre. Come fa sempre quando scarico le tute, raga. Allora, devo... Ah no, aspetta un attimo, dai, stavolta si è sbloccato, per fortuna. Mamma mia, oh, a volte fa veramente arrabbiare, Ma dice che hai visto il messaggio. Prova a rimandarlo, sì. Intanto si intraversa da sola. Acqua sono tutte uguali, È vero, ma non c'è il... Ah no, loro sono tutte uguali, tu sei con quella bianca. Della GT Academy. Bellissima. Gli altri sono haters. È vero. Grande il nostro amico Kevin. Sempre il solito 9. Primo Kevin, raga. Sì, hai ragione. Però sinceramente sono fatte bene, Visivamente così sembrano giocattolini, non sembrano... Perché a viaggiare viaggiano, Sì. Sì. No. Sì, ma pure da guidare, Formula 1 sul gioco. Quello è vero. Quello è vero, Andrea. Ok, andiamo a vedere l'ultima tappa, così poi ci facciamo una corsetta, ragazzi, che... Allora, benvenuti in una tappa, dove è la drift, presentatore, il driftatore Loki. Esatto. Oh, adesso un po' di lode per Loki. Vai Loki, fa drift. Credo di sì. Vediamo, amore, non l'ho mai visto. Guardiamo i video, vai. Ok, vediamo il mitico Loki che drifta, sicuro. Questa è la Sì. Bello. Non avevo visto un po'. Bello.
sì, perfetto. Oh, un po' di fumo, Loki! Questa un è po' la di fumo! Firma di Loki. Gli altri non sembravi tu. Infatti impersonificavi gli altri. Qui vediamo il maestro driftatore Loki. Vai, una bella driftata di gomma, vai di gomma! Eh sì, fa dire, fanno dire proprio di sì. Io direi che non esistono le gare così. Sì, ci sono delle gare di drift, ma possono cambiare le gomme quanto vogliono. Sì, sì, eh no. Sì. Ma la tua firma è questa? Sì. È il fumo, Loki. Quando arriva il fumo, arriva Loki. Arriva, sì, è vero. Ricorderò sempre la gara che abbiamo fatto, che a un certo punto vedevo tutto bianco così, quindi tu eri davanti. Vero no? Sì. Fortissimo. Le prime gare. Wow. Adesso punta, frena e fumo. No, eccolo. E beh, qui è una S un po' particolare, eh? Fumo. È difficile. Io il drift poi è una cosa incredibile, non riesco a buttarla di fianco e driftare, è una cosa più forte di me. Cerco sempre di metterle dritte e più velocemente possibile, invece il drift devi proprio fare le cose per buttarla fuori e cercare di stare sempre più storto possibile. Qui è la fine del giro. Guarda, adesso finale, sì. Il curvone finale e arriva Mister Loki dritto al traguardo a Tokyo. Grande Loki, grande. Bello. L'ultima curva lì è un spettacolo. Sì. È vero. Questa dovrebbe essere una foto di Loki che vince il Manufacturing Cup. Eh sì, con la macchina di Marco Drums e le macchine di Del. Grazie amico mio. Porca trota, ho fatto cadere il pad. Grande Loki, grande. Ah, guarda la macchina di Giulia. Sì. Scriviamo Mitica. Bella. Carina. Very cool. Vediamo com'è. No, madonna, online. Sì, dai, carina, mi piace. Con quel nero lì. Brava. Poi questo, allora, aspetta, no. BMW. Sì, questo. Guarda quanta gente gli sta scrivendo bello. Forte, sta diventando potente Loki. Dice Charger. Questo veicolo 446 cavalli. Charger. Charger, sì. Sì, piace. Ok ragazzi, allora andiamo a scaricare la tuta e ci facciamo una gara con la Porsche. Ah no, andiamo a prendere prima di tutto. Grande Loki, grazie di tutto, eh. Allora, grazie amico. Vediamo un attimo se ci dà qualche soldino, perché siamo veramente poverelli. Ci scommetto che ci darà quel cacchio di motore che non ne abbiamo proprio di bisogno. Vabbè, freni Brembo. Grande Loki. 10.000 euro di freni, e cazzo, mi se ne frega una fan brodo. Allora, eccola qua. Grande Loki. Sì. Allora, io voglio andare a cambiare la tuta però, ragazzi, perché la tuta... ci sei per l'online? Credo di aver capito di no. Oggi. Ok, eccolo qua. Porsche, la tuta. Porsche. Eccolo qua. Guarda che bello, Marco Drums Games live streaming, eh? Incredibile.
Adesso lui cosa fa? Carica il preview. Adesso sta scaricando la livrea della tuta, capito? Ok, allora io la macchina ce l'ho già come mia, quindi fate la lobby. Sì, se vogliamo possiamo. Ma sta temporale? Possiamo farci anche una garetta se vuoi, eh? Io vorrei farla all'autodromo del Lago Maggiore, ragazzi. Ma no, questo è un aereo. Non so. Sì. Allora, con la Porsche, allora se volete, perché io e Locchi direttamente non riusciamo a farlo online, ormai abbiamo provato centinaia di volte, se lo fa Andrea e entriamo da lui. Ah, lo fa Andrea Locchi. Se vuole giocare Andrea, se no va bene, non fa niente. Sì, dai, fate la lobby a Andrea. Ma chi guarda devi farla te, Andrea. Allora, provo a farla io, se no al massimo devi farla tu, Andrea, perché Locchi da me non riesce mai a entrare, però... Provo a farla, dai. Fatemi finire di fare sta gara. Ma che? Non lo so, me lo chiedo. Bravo Andrea, grande. Non sono un gestore telefonico, ma per capire perché non ci fa giocare insieme. A me Loki e tutto il mondo sì e noi due no. Era come quando era con Andrea, con Harry, se ti ricordi, che certi giochi non riuscivamo a farli. Non so, fa così. Adesso sto avendo problemi anche con Sharder, che prima non c'era problemi con lui. Sì. Oggi non riuscivo a fare la partita sul farming, ho dovuto farla io. Come sbifora questa Porsche. Quella che volete. Urca loca. Dai. Mi ha toccato dentro il balordo. Cioè è già una macchina che fa fatica. In più guarda dove si blocca. Dai, sul muretto. Ma insomma. Ma l'avete visto ragazzi, incredibile, mi ha fatto girare il tipo che mi ha preso col... sta macchina qua gira, che è una cosa incredibile, incredibile come gira questo Porsche. Guarda che roba, come gira. Mamma mia. Devo abituarmi al Porsche, raga. Quando gli dai un po' la botta di freno che non è dritta. Dai, la pista la sceglie pure Andrea, fai quello che vuoi, basta che ci sia il coso dei cavalli uguali e niente setup, il resto fai quello che vuoi. L'altra è il Dodge Viper che vorrei imparare a guidare, ragazzi, eh? Perché è un tipo di macchina che faccio veramente fatica a guidare e vorrei imparare a guidare, eh? La Viper.
Sto Marti, ti sto quasi venendo addosso. Vedo allora, ragazzi, che arrivi anche Forza Horizon 8, che sarà compreso nel pass, però a quel punto lì o mi prendo il DD Pro o dovrò giocarmelo sul pad. Il pad della Microsoft, ragazzi, è imbarazzante, io non mi ci trovo neanche un po' rispetto a quello della Play, per il mio punto di vista è veramente non ci siamo. Porca loca, scusami, mazza. Beh, procedi. Aspettate allora. Allora, contando che sono uscito, non mi sembra poi una brutta posizione. Magari riusciamo a arrivare anche quarti, eh? Questo magari ce lo mangiamo. Grande Andrea, arrivo, eh? Vai, quarto. E vai, quarto, dai, con un gira-gira, quinto addirittura, con un gira-gira, quinto, non è male. Allora, vediamo di fare lobby. Ok. Bellissima la tuta. Ok. Devo cominciare a fare un po' di più con la Porsche, eh? Adesso andiamo nella lobby che ha fatto l'amico Andrea. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, come state? Benvenuti martedì sera, Marco, mi chiudi un po' la porta? Fanno le cose e mi lasciano qui così. Connessione al server. Ok, mostra solo le stanze con gli amici. MD. Ah, era quella che ha fatto l'amico Sharder allora, bella. Ha usato la stessa, l'ha salvata. Vediamo se riusciamo a entrare, assolutamente sì. Perfetto, siamo già dentro tutti e tre. Ok, andiamo a farci sta garetta, eh. Ah, ok, circuito quello lì. Ciao amici, andiamo a giocare un po' online con l'amico Loki e l'amico Andrea. Ma che pista è? Ah, è questa, eh. Lago Maggiore. Ciao amici e amiche di Twitch, stiamo correndo online con l'amico Andrea e l'amico Loki.
Questa è la Porsche 911. Eccola là, che basta dar giù un po' di gas e la Porsche si gira. Grande Andrea, 201. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Ah! Dai, l'ho fatta 4 volte quella curva lì, non l'aveva mai fatto così sta macchina. Ogni tanto fa cose strane, eh? Direi facciamo un altro giro tutti e poi si può tranquillamente far partire per me, raga. Ok raga, per me si può far partire, eh? Grande, bella lì. Allora riusciamo a fare una gara pulita, Loki,
Attenzione alle sportellate. Ok, ok. Locchi, Andrea e Marco, buona gara. Mi raccomando, no sportellatos. Non c'è Carla qui, per sportellare. Dai, 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 raga, dai, raga. Go, go, go. Ciao ragazzi, mega carrozza. Oh oh oh, Rocky Rocky Rocky, attento. Mamma mia, che curva lenta! Bella Andrea! Cavolo di curva lenta! Basta Porsche! No! No! Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti! Diretta online con l'amico Andrea qui davanti e Loki. Porca che botta che mi ha dato. Qui che mi va via. Tende sempre a darmi via, eh. Porca incredibile come è lenta quella curva lì, eh. Madonna.
cos'è successo, Loki? Non ho neanche il tempo di vedere. No. Cos'è successo, Loki? Che linea del cavolo che hai? Che è successo, Loki? Ti ha buttato fuori? E perché ti ha fatto uscire? Ah, per quello allora che ti ha fatti sei girato. Porca! Porca Loki! Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Ti ha buttato proprio fuori, dal server? Porca miseria. Poi non ci fa fare neanche 5 giri, in tranquillità, no. Sto cavolo di online, ragazzi, è una cosa incredibile. Io qua mi sono fatto l'ultimo giro un po' de schifos. Il grandissimo Andrea ha preso vantaggio. Va come va via, va come va. Già sono contento che la sto tenendo un po' più in pista, eh. Ho fatto i settaggi che li trovate se volete anche voi correre un po' più tranquillamente con la Porsche sul mio canale YouTube Marco Drums Games su YouTube. Ci sono tutti i settaggi per la Lambo, per questa qui e per altre macchine. Poi appena becco settaggi validi faccio il video e lo pubblico, ragazzi, eh. Ultimo giro e si andrà a prendere la vittoria il nostro amico Andrea. Stiamo correndo a sto punto io e gli amici che mi hanno fatto una sub, che mi hanno fatto l'abbonamento, quindi gara con i sub, grandissimo Andrea che sta andando a vincersi la gara sub, la prima gara con i miei sub, bella lì. Eccolo Drums, lo sapevo che prima o poi dovevo girarmi, lo sapevo. E adesso, infatti l'ho detto adesso, che sono solo io e lui, quindi sono con Marco Drums, con chi ha fatto la sub in questo momento. Bella lì, sta già facendo la parabolica, grande Andrea. Sì, un'altra, sì, tanto domani non vado al lavoro, ma poi basta perché sono distrutto. Cambiamo pista però, Loki. Vediamo una pista che gli piace all'amico.
Andrea, magari vorrà fare quella brasiliana. Io, se possibile, vorrei tenere le Porsche perché voglio imparare a guidare un po' meglio con le Porsche. Poi sono veramente stanco e ho male anche le gambe. Grande, grande Andy! Bravo Andrea! Bravo Andrea! La gara Marco Drums con i sub, grandissimo, grandissimo Andrea. Bella, guardate ragazzi, che livrea! Va bene. Ci sto al Nürburgringer GP, ci sto. Dai, l'ultima partita Nürburgringer GP. Guardate che meraviglia di tuta che ha fatto Scharder. Ragazzi, guardate che meraviglia di tuta che ha fatto Scharder. Davvero, bravo Scharder. Grande Andrea, bellissima, bellissima vincita. Ok. Aspettiamo che cambia la pista l'amico Andrea e che entra Loki, anche se vedo che è già dentro, credo, eh? Però non lo so. Ah, è già questa? Ah, forse sì. Ah, è già questa, oh. Allora. Madonna, che pista complicata. Porca loca! No, 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 porca loca! Ah, mi è partita via proprio lì, raga. Vai, si corre. Speriamo di non... Eccola. Eccola là.
fatto prima a girarmi, lo so soltanto io. Mamma mia, raga. Grande Andrea. Porsche 911. Andiamo al finale e poi possiamo partire con la gara, raga. È tosta sta pista, è tosta. È bella tosta, raga. Oh, bravo, 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 Andrea, grande. L'occhi è arrivato anche lui? Sì. Ok, parto, vai! Vai, amico mio. Ok, ok, ok. Dai che facciamo questa lobettina. Allora, 11 millesimi, grande. Allora, non questa pista è un po' gnè per me, quindi la farò così. Vai. Ma cosa è successo, ragazzi? Perché sono solo? Vi ho buttato fuori? Ah, se vi ho buttato fuori alla prima curva, raga, ricominciamo, eh? Non capisco perché sono indietro. Porca puzza! Mi è spaventato mio amore. Sei nuda davanti a me. Cioè. Dai cazzo Carla. Non farmi ste cose. Guarda che non sto. Ah.
Ciao Guatemala! Oi! Ah, dai. Oi, oi, amigos! Aquí en Italia está llovando. Com'è ahí? Io falo un po' di portoghese, no? Di spagnolo. Disculpa. Allora, ero primero, eh? Nublando, ok, perfetto. Allora, tanto l'amico Loki e Andrea mi beccavano lo stesso, eh. Porsche, boa. È molto molto incredibile la Porsche. Con un non nulla. Como sister, tu esposa ambos son de Brasil. Yes. Mia esposa Carla è di Rio de Janeiro, Brasil. Io Italia di Milano. Sta qui in Italia da mais 22 anos. Disculpa se non falo molto bene, eh. Né portoghese né spagnolo. Allora, la Porsche è la Porsche. La Porsche è una macchina boa, ma è molto difficile. Poi la livrea è molto bella, eh? Marco Drums Games. Molto linda come livreas. Porca loca. Nürburgring GP non mi gusta molto. Anche se c'è su assetto corsa competizione mesmo. Tengo la mesma pista. Orca. Allora, la Honda NSX, ma la mia prima preferita è la Subaru BRZ. Poi viene la Honda NSX, poi la McLaren BMW.
gira. Beh, il mio carro preferito di tutto è la 458 Italia, la Ferrari e la la F50 Ferrari nel cuore. Sì. Ferrari nel cuore, no italiano, Ferrari e Corazon. E poi viene Lamborghini, ma chi tem molto carros, Alfa Romeo, anche altro che in un mondo non si conosce, tipo vabbè Maserati, poi tem a Fiat carro che in Brasile è carro primero, primero carro di vendita è Fiat, e tem carro diverso da Europa. E anche la Simca, c'era Iveco, carro o camion italiano da Fiat, che poi vabbè è costruito in tutto il resto del mondo, ok, ma un carro italiano. Oh, Loki, mi vuole ammazzare, Loki mi vuole morire, mi vuole morto, Loki. Maserati, eh sì, Maserati è molto linda. Tem la Maserati da quattro porte che è fantastica, e tem anche la SUV da Maserati qui che va molto molto forte, ma costa molto dinero. Oh, Loki. Tem costa molto dinero in Guatemala. La Maserati è mesmo costo da Ferrari, tem molto dinero. A chi ne vediamo molti, molto caro assì in giro. Ai, Alfa Romeo, wow, Alfa Romeo è storia in Guatemala, Alfa Romeo è storia. È storia, è molto lindo, va molto veloce, ha vinto molte gare. Campionato DTM c'era la 155 verso Audi, 155 Alfa Romeo gagnò molto, vinse molto, molti campionati. No, cosa è successo? Ma dai, ha vinto così tanto che non siamo neanche riusciti ad arrivare, Andrea. Ma sei incredibile. In Guatemala ti gusta a mio casco, a tuta e a livrea do carro? Marco Drums Games. Lindo, Bella ragazzi, grande Andrea. 2 su 2 Andrea, grande Andrea, lindo, eh? Obrigado in Guatemala, grande. Ok ragazzi, allora molto obrigado in Guatemala, oltra volta in Guatemala ultimissimo. No Andrea, sono distrutto, amico mio, ti prego, sono già uscito, ho comprato questa, sono distrutto, Andreino, davvero sto già praticamente spegnendo. Se vuoi domani sera facciamo ancora Gran Turismo, ti dico questo, ho 2 ventilatori, sono stanchissimo e non riesco neanche a parlare. Dai, domani sera se vuoi facciamo Gran Turismo ancora, se ci sei Andrea domani sera.
vediamo se il mitico Andrea c'è. Devo comprare questa. Questa utro va bene, allora spengo. Grande Andrea, grazie mille. Dai, domani sera ci sei? Vedo, ok, dai, se ci sei, allora fammelo sapere nel pomeriggio, Andrea. Se ci sei nel pomeriggio faccio Gran Turismo. Se non ci sei nel pomeriggio volevo fare Multiverso o un altro. AC sono la 3 di tardi. Eh sì. AC sono le 3 di tardi. E qui sono le 23-ish, un quarto. 23-ish, quindi quasi medianotte. Quasi mezzo, 24:00. Allora, obrigado muito in Guatemala, grazie mille Andrea, grazie per la sub, grazie per aver giocato con me, grazie per aver vinto, grazie Loki della serata e delle sorprese che hai fatto, grazie Sharder per le livree. Tra l'altro qui ragazzi sta arrivando un temporale da panico, spengo immediatamente tutto prima che mi vada via la corrente, anche se ho uno stabilizzatore di corrente, però non è mai buona fargli dare le legnate. Quindi ciao a tutti ragazzi, buonanotte, ci vediamo domani ore 21, a magna ore 21 da tardi. Ciao a tutti!